Facciamo sentire Ferrazzoni. No, sono un po' deluso e arrabbiato per il primo tempo che abbiamo fatto, molto negativo, senza voglia, senza, diciamo con paura, quasi se che non vedevamo l'ora che finisse la partita. Dopo il secondo tempo no, abbiamo avuto una grande reazione e pareggio ci può stare per come è andata la partita, però insomma dopo il 2-2 abbiamo creato altre occasioni da rete, quindi dispiace ancora di più perché era una partita che si è affrontata bene come i secondi 45 minuti e abbiamo potuto portare via i tre punti. Ma questa quindi solo un gioco per 45 minuti secondo lei? Secondo me sì. Il primo tempo non siamo scesi in campo, il secondo tempo abbiamo visto un'altra squadra e penso che alla fine il punto per comandata ci può stare, dai. Quanto hanno influito i cambi? Hanno influito più la partita non giocata nel primo tempo. Non ci voleva tanto a dare di più di quello che si è dato il primo tempo. Mister, è un dato di fatto che domenica scorsa primo tempo buono col Trapani, secondo così così, oggi il contrario. Questa squadra non riesce ad avere continuità per 90 minuti, almeno nelle ultime gare, nelle gare in cui la squadra si trova a gestire la possibilità di andare nei playoff. Io non vorrei essere polemico. Sembra che stiamo attraversando un momento negativo, a me non mi sembra che è così. Perché, e ripeto, non vuole essere assolutamente nella presa di posizione, però vorrei difendere un pochino quello che stanno facendo i ragazzi, perché siamo in zona playoff da tanto tempo e abbiamo perso due partite in casa con Trapani e Latina, che so prima e seconda. Il Latina so, da quando è iniziato il campionato ancora deve vincere una partita in casa, ha vinto solo col Catanzaro e ad Avellino. Noi forse un attimino di flessione, ma non penso che si possa drammatizzare se siamo in difficoltà, siamo in difficoltà, anche se, ripeto, fuori casa continuiamo a non perdere, abbiamo perso le partite in casa, oggi abbiamo avuto un'ottima reazione, sembra che dove scende in campo l'avversa ci siano i morti che giocano. Il Fondi ha pareggiato Avellino domenica, noi abbiamo giocato a Brindisi, sembrava che era una passeggiata di salute, il Brindisi non so che ha fatto oggi, però ha già perso la col Neapoli, però dopo di noi ha vinto anche fuori casa. Io voglio dire che sapevamo che la corsa ai playoff non è una cosa semplice, noi a volte ci mettiamo del nostro come nel primo tempo oggi, però siamo ancora lì, in piena corsa, fiduciosi e molto... ci crediamo molto che possiamo arrivarci, speriamo di riuscirci. Ci ha sorpreso molto alla lettura delle formazioni la panchina per Sergio Ercolà, siccome poi non abbiamo capito, io almeno ho pensato che potesse avere qualche problema fisico, poi invece ha giocato gli ultimi 5 minuti. Sergio Ercolà era stirato, perché non rinuncerei mai a un giocatore così, però è normale che chi deve criticare, chi deve... giudicare quello che fa l'allenatore quando lo deve giudicare dopo, è tutto molto più semplice, ma se io non faccio giocare Colano non è perché sono un pazzo scatenato, non rinuncerei mai a un giocatore così. Infatti lui è entrato negli ultimi 8 minuti, ma Ercolano è stirato. Mister, si è trattenuto a fine partita insieme al Variale con i tifosi della persona umana, cosa vi siete detti? No, c'era stato una Variale, sembra che ha detto qualcosa ai tifosi, però lui ha detto che non l'ha detto, ha chiesto scusa. Ho parlato con i tifosi dicendogli che ci dispiace molto di non riuscire in questo momento a dare quello che vorremmo dare, però neanche di drammatizzare eccessivamente, perché ripeto, mi sembra che siamo in piena corsa per playoff. Poi se si pensa che l'Aversa possa vincere tutte le partite, io non credo che sia così, non penso che sia possibile vincere tutte le partite. Probabile che i tifosi abbiano proprio in un certo modo non gradito l'approccio della squadra alla partita, perché giustamente, insomma, come diceva lei, dopo la sconfitta di domenica che è venuta in maniera, insomma, immeritata quasi, quindi ci doveva essere un pronto riscatto della squadra, che ha impattato tuttavia, insomma, fino al
al 2-0 in maniera insomma non adeguata, probabilmente sarà stato questo. Ma ripeto, sono il primo io ad essere arrabbiato, perché se perdi col Trapani come hai giocato domenica sei giustificato, perché la sconfitta ci può stare, ma se perdi con come abbiamo fatto noi il primo tempo oggi non lo puoi accettare, non lo accetta né la società, né l'allenatore, né i tifosi e alla fine neanche i giocatori, perché probabilmente dopo il secondo tempo c'è rammarico, perché se si fosse giocata la partita tutti i 90 minuti così forse staremmo a commentare un'altra partita. Che cosa ha detto mister Ferrazzoli alla squadra nell'intervallo? Gli ho detto che contro queste cose non mi posso arrabbiare, altre volte mi ero arrabbiato, ma contro il non giocare, la poca personalità, il non saper fare le cose, non è che ti puoi arrabbiare. Noi probabilmente siamo una squadra che non sa fare questo, naturalmente era una provocazione, gliel'ho detto anche a loro, al secondo tempo c'è stata reazione, però ripeto, non possiamo essere contenti, non siamo contenti, ma non è neanche il caso di metterci nella tomba, non siamo morti. Intorno a noi c'è un clima un po' triste, lo capiamo, però siamo ancora lì, pronti per la volata finale. Probabilmente perché è arrivata questa sconfitta di domenica, perché le squadre con cui stiamo lottando per i playoff stanno continuando a fare risultato, mentre per noi c'è stata una battuta del resto domenica, altrimenti probabilmente non ci sarebbe stato. Forse è questa determinante. Si ci aspettava in effetti un pronto riscatto oggi, pronto riscatto significando vittoria, al di là della partita. Questo noi lo sappiamo, però io vorrei ricordare che tranne il Milazzo, che non so cosa ha fatto oggi, ha pareggiato. Il resto, bene o male, il periodo di crisi l'hanno avuto tutti, perché il Trapani prima di venire di noi ha perso a Milazzo e a Matera, il Latina non fa risultato, il Neapolis in 10 partite non ha fatto risultato, adesso ha rivinto non so dopo quanto tempo e la partita di domenica, il Pomezia ha riperso in casa, l'Avellino oggi ha vinto ma c'è avuto un periodo di crisi, domenica cioè bene o male tutte le squadre, probabilmente questo è il nostro periodo negativo, però non mi sembra neanche il caso di uno che sta sul burone con una mano attaccata di schiacciarla, io una mano gli darei per aiutarlo a venire fuori. Queste parole sono riferite ai tifosi o all'ambiente? A tutto l'ambiente avversa, a cominciare dai giocatori, perché se i giocatori vanno in campo con la paura di giocare, col fatto di dire se sbaglio prendiamo gol, siamo i primi noi ad avere la colpa, quindi non è assolutamente un cercare aiuti per primo dall'esterno, per primo ci dobbiamo aiutare noi, possibilmente non giocando più come abbiamo fatto il primo anno. Quindi queste parole sono significative per la partita di domenica, visto che arriva un Catanzaro che non dobbiamo prendere sotto gamba, che oggi ha vinto la prima partita. Certo, noi quando giocano con noi troviamo la squadra in ottima condizione, ma ripeto, dobbiamo archiviare al più presto questo e cercare di vincere domenica assolutamente col Catanzaro. Domenica non ci stanno scusanti, fermo restando se parte 0-0, rispetto, tutte le solite cose, però domenica dobbiamo riprendere la corsa al Sibraio. Grazie.